Salve a tutti utenti di Spazio Games, io sono Dr. Wise, siamo qui oggi con un video dedicato a FIFA Ultimate Team, ma non a FIFA 14 Ultimate Team, bensì a FIFA 15 Ultimate Team. Queste sono le prime informazioni che sappiamo per certe, grazie a quello che ha rilasciato Electronic Arts. Informazioni più precise non le sappiamo perché? Perché semplicemente alla presentazione delle 3, quella pre-3 a cui ho partecipato, non hanno voluto parlare di Ultimate Team, quindi dovremmo aspettare fine luglio. Queste informazioni le sappiamo dalla Ultimate Edition del gioco, che vi ricordo è prenotabile a 79€ nei vari store italiani. Nei bonus cosa troviamo di questa Ultimate Edition? Allora, prima di tutto, 3 esultanze nuove. Abbiamo quella flag kick, che è quella che faceva Castagno, che va a spaccare la bandierina. Poi abbiamo altre esultanze che possono comunque essere usate. Probabilmente sarà possibile sbloccarle anche con i crediti del catalogo eSport Football Club, quindi tranquilli, anche se non prendete l'Ultimate Edition, credo che comunque quelle potrete sbloccarle normalmente. C'è una cosa più legata per il nostro giocatore virtuale, ovvero sia un pacchetto di scarpe dell'Adidas, quindi questo è più rivolto a chi ama magari giocare in pro club, nella modalità carriera con il suo giocatore, può mettergli questo paio di scarpe particolari, queste magari saranno esclusive di questa edizione. Poi troviamo il solito Adidas All Star Team, questo team è fatto con i migliori giocatori dell'Adidas, quindi di solito ci sono Messi di sicuro e altri giocatori. Si può usare solo offline perché ovviamente online sarebbe troppo squilibrato. Troviamo inoltre le magliette storiche che erano state introdotte su FIFA 14. In Italia c'era quella del Milan, della Roma, dell'Inter, della Juventus mi pare, e non so se anche del Napoli, ma credo di no, quindi solo 4 forse erano delle squadre italiane. C'erano parecchi inglesi, tedesche, eccetera eccetera, quindi altre magliette che comunque potete sbloccarle nel catalogo eSport Football Club. Quello che ci interessa di Ultimate Team è questo: quest'anno avrete, se prenotate la FIFA 15 Ultimate Edition, avrete 40 pacchetti per 40 settimane, quindi un pacchetto a settimana per 40 settimane. I pacchetti sono quelli da 5.000 da 7.500, questo non è stato specificato, in ogni caso salgono da 24 a 40. Attenzione, se prenotate l'edizione standard ne avrete comunque 15, quindi meglio di nulla. La grossa novità è questa: se prenoterete la Ultimate Edition del gioco potrete usufruire di Messi in prestito per 5 partite, quindi all'inizio potrete utilizzare Messi per 5 partite. Dov'è la novità importante? Che non sarà solo Messi a poter essere utilizzato, perché nel catalogo eSport Football Club ci saranno altri giocatori riscattabili con i crediti che sblocchiamo facendo le classiche partite, quindi non i crediti di gioco, quelli del catalogo per intenderci, che potremo utilizzare per un tot di partite. Quindi questa è una grossissima novità, quindi magari potremo prendere magari una leggenda, un Ronaldo, lo proveremo 5 partite, ovviamente non possiamo rivenderlo, però meglio di nulla. Chiudiamo con le Legends, perché come potete vedere qual è l'immagine del catalogo di prenotazione proprio sul sito di Electronic Arts, e sembra che le leggende saranno un'esclusiva anche per l'anno prossimo per Xbox One. Attenzione, se vediamo l'immagine sembra che siano Xbox One e basta, quindi potrebbe esserci il mercato diviso tra Xbox 360 e Xbox One, e quindi a quel punto anche tra PS3 e PS4. Non sappiamo ancora con certezza, queste sono le prime novità del gioco, quindi fatemi sapere un po' voi. Potrei fare qualche video nelle prossime settimane per dire cosa mi aspetto io da FIFA 15 Ultimate Team, quindi noi ci vedremo presto, ciao a tutti.